in una nazione dove ci sono delle leggi che sono il contrario del Vangelo, dove c'è l'aborto, lasciamo perdere il divorzio, dove si parla di eutanasia, dove si fanno i figli con un'etica e una logica contraria a quello che ci insegna la Chiesa, dove i nostri figli respirano un modo di vivere che è un modo anti-ecclesia. Io non dico più anticlericale, perché se ce l'hanno coi preti fanno pure bene. Anticlesia, contro la Chiesa. Noi, voi venite continuamente tartassati. Molti di voi, molti di noi vanno a fare un pellegrinaggio e non lo dicono a nessuno perché vi pigliano in giro. Molti vanno in chiesa di nascosto. I nostri giovani, i nostri ragazzi, che frequentano anche il nostro gruppo, sono dei ragazzi isolati perché non vogliono fare quello che fanno gli altri. E vivono nella solitudine. Un ragazzo cristiano che vuole vivere il Vangelo è un ragazzo solo, si ritrova solo, non ha amici, non ha compagni, perché gli amici fanno tutto quello che noi non possiamo fare, che non vogliamo fare. E allora vedete quanto è importante che oggi noi cristiani ritroviamo dei luoghi e ci ritroviamo tra di noi. Dobbiamo ricreare delle comunità cristiane, le famiglie cristiane. Vi dovete incontrare con altre famiglie cristiane, perché con loro vi potete confrontare, con loro potete pregare, con loro potete dire che la castità non è una stupidaggine, una frivolezza, ma che è un valore. Ci dobbiamo ritrovare con le famiglie cristiane dove un uomo che non tradisce sua moglie non è un finocchio, ma è una persona bella, che se oggi se non tradisci tua moglie, sei un uomo a metà. Se oggi se una donna non fa le orge è una donna che vale poco. Se dici che l'omosessualità è un peccato, guai, se sei malato di omo, come si chiama? Omofobia. Ragazzi, c'è una grande confusione e perciò abbiamo bisogno di alimentarci a qualcosa di autentico, la tradizione della Chiesa, il Vangelo. Conosco persone che pretendono di leggere il Corano e non conoscono la propria fede. Sono persone che vanno in India a conoscere il buddismo, ma non, oppure vanno a vedere le stregonerie degli indiani d'America o in Africa o la Kabbalah e non conoscono le tradizioni e non conoscono i modi belli che noi abbiamo di vivere. Vedete che tutto questo genera una grande confusione. Allora, questo è un tempo in cui dobbiamo ritornare a Dio.